progetto di Agnes Romagna 1 e 2 ha ottenuto il decreto di compatibilità ambientale, diventando il più grande impianto di energie rinnovabili ad ottenere un risultato simile. Il progetto proseguirà con i prossimi passi necessari, tra cui l'ottenimento dell'autorizzazione unica, e verrà realizzato in circa 3 anni, diventando un punto di riferimento per la transizione energetica del Paese. È un progetto che fin da subito ha visto molto consenso da parte dei cittadini, delle associazioni, dei sindacati, ovviamente anche delle istituzioni locali. Ravenna è stata nel secolo scorso la capitale italiana, una delle capitali europee dell'energia, lo vuole essere anche nel prossimo secolo, e questa progettualità è una progettualità che non solo va a realizzare il più grande impianto di energia rinnovabile del nostro paese, uno dei più grandi del Mediterraneo, ma si pone anche il tema di dare continuità alle fonti rinnovabili, e quindi presenta anche una delle soluzioni alle principali criticità delle rinnovabili. Quindi è veramente molto innovativo e può rafforzare una filiera di produzione di parchi eolici che oggi realizza quello di Ravenna, ma che poi da Ravenna va a realizzare anche altri parchi in tutto il Mediterraneo. Siamo riusciti, diciamo così, a ottenere la valutazione di impatto ambientale. Questo è il progetto più grande che l'abbia mai avuto in Italia, quindi siamo molto orgogliosi. 700 megawatt non era mai successo, diciamo, quindi siamo stati i primi. Almeno questo siamo riusciti a farlo, e speriamo di riuscire a completare la restante parte dell'iter, che è l'autorizzazione unica per i prossimi anni e che ci consentirà poi di costruire. È un progetto che richiede un paio d'anni, 2-3 anni di tempo, quindi 2027-2028 si può immaginare che si possa completare se riuscissimo a vincere le aste.